vorrei soltanto spendere qualche momento per ricordare quello che abbiamo visto insieme stamani. Esaminando il testo di Matteo 12, 38 a 40, abbiamo considerato due verità fondamentali affermate dal Signore Gesù. La prima è quella di ricordarci che tutti coloro che si accostano a Dio chiedendo un segno della sua presenza e della sua potenza, esprimono di avere un cuore non onesto o malvagio, come ricorda Gesù, e adultero, cioè un cuore aperto a sposare, a seguire persone in base alla propria convenienza e al proprio tornaconto personale. La seconda verità in quel testo, che sicuramente è di fondamentale importanza e di fondamentale valore anche per il nostro studio di questa giornata, Gesù ci ricorda che il vero segno della presenza di Dio è la rivelazione delle sue promesse, quindi l'ascolto della sua parola e la disponibilità ad udire questa parola. In base a questo abbiamo poi considerato alcune delle motivazioni che proprio ci impongono l'urgenza di una riscoperta dell'insegnamento biblico intorno ai miracoli e abbiamo cominciato ad esaminare alcuni principi biblici relativi ai miracoli e questa mattina ne abbiamo già considerato 1, 2, 3, 4. Allora, il primo principio: i miracoli di Dio sono sempre espressi in diretto favore degli uomini, cioè ogni volta in cui Dio è intervenuto nella creazione o è intervenuto nella vita fisica di una persona, lo ha sempre fatto per esprimere una guarigione, una liberazione, una benedizione. Non esistono miracoli come segni fini a se stessi, tanto come dimostrazioni semplici di potenza. C'è sempre in vista da parte di Dio il bene dell'uomo. Come secondo punto abbiamo visto che i miracoli di Dio non sono in alcun modo condizionati dalle nostre penitenze, digiuni, pellegrinaggi, dalle nostre opere. Neppure la fede deve avere i contorni di un'opera nel rapporto con Dio, perché i suoi miracoli sono sempre un segno della sua grazia e della sua misericordia. Quindi quando Dio opera miracoli vuol dire che ha deciso di manifestare la sua grazia e la sua misericordia. Se Dio non opera miracoli non dobbiamo fare di questo un motivo per scoraggiarci o per considerare la nostra come una fede di valore secondario. Vuol dire che Dio ha deciso di manifestarci in altri modi, che poi più avanti vedremo, la sua grazia e la sua misericordia. Come terzo punto abbiamo considerato il fatto che ci sono state epoche nella storia della rivelazione in cui vi è stata un'accentuazione del fenomeno dei miracoli. Sono stati periodi nei quali Dio, per accreditare, per dare quindi maggior peso, maggior autorità al messaggio portato dagli uomini da lui inviati in mezzo al popolo, ha ritenuto opportuno compiere attraverso questi uomini dei miracoli. Abbiamo perciò visto che ci sono stati periodi di grandi miracoli e periodi nei quali dei miracoli non si sono affatto prodotti. E questo ci spinge a considerare soprattutto una cosa importante, e cioè che è Dio nella sua sovranità a stabilire che cosa è necessario, che cosa non è necessario per portare avanti i suoi piani. Mentre eravamo su a pranzo mi è stata fatta una domanda che mi permette di ricordare, dal momento che l'ho ricordato a tu per tu, un piccolo esempio che mi ha molto colpito qualche anno fa. Avevo letto un libro testimonianza sulla vita di una, fra l'altro, di una comunità indipendente molto vicina alle nostre assemblee in Russia,
E in questo libro si parlava diffusamente, direi quasi in ogni pagina, dei sogni e delle visioni che Dio mandava in modo speciale ai conduttori di questa assemblea. E direi che tutta la testimonianza del libro era centrata sul miracolo di questi sogni e di queste visioni che guidavano in modo soprannaturale la vita dell'assemblea. La cosa mi aveva lasciato molto perplesso. Poi mi sono trovato a Poggiubertini a un convegno di Porte Aperte a parlare con un fratello che è olandese, che per l'appunto aveva frequentato proprio quell'assemblea. Quando gli ho raccontato le mie perplessità, ho visto questo fratello sorridere e mi ha detto: non ti devi preoccupare, perché in quell'assemblea non era mai arrivata la parola di Dio stampata. Come sapete, ci sono stati anni, quelli bui neri del comunismo, nei quali la Bibbia era un testo fuori legge nelle repubbliche dell'Unione Sovietica. Quindi l'unica possibilità che avevano questi credenti di conoscere la scrittura erano legate alle visite di fratelli che li visitavano e che riferivano loro dei brani imparati a memoria. Ma quando noi di Porte Aperte abbiamo portato la Bibbia in questa assemblea, ovviamente di contrabbando, dopo alcune settimane uno degli anziani mi ha scritto per comunicarmi che i sogni e le visioni erano cessati completamente. È una piccola storia, un'esperienza alla quale possiamo dar credito perché ci conferma quello che la scrittura afferma, quello che la scrittura ci ricorda, cioè che Dio nella sua sovranità può decidere ancora oggi in particolari situazioni e in particolari circostanze o ambienti di rivelarsi attraverso dei miracoli, ma rimane fermo il principio che il segno per eccellenza della sua rivelazione è la parola. Poi, quarto punto, abbiamo considerato che i miracoli non sono né la sorgente né il fondamento della fede. Una fede legata ai miracoli è una fede della quale Gesù non si fida. Ce lo dice Giovanni al capitolo 2 del suo Evangelo. Gesù non si fidava di quelli che lo avevano seguito, che avevano creduto in lui soltanto perché avevano visto dei miracoli. E perché non si fidava di queste persone? Perché aveva letto nel loro cuore, nel loro intimo, aveva letto che il loro interesse per Gesù era legato soltanto all'evento miracoloso e non all'ascolto della parola. Tanto è vero, abbiamo ricordato che dopo, quando queste persone hanno approfondito la conoscenza della parola di Cristo, gli hanno voltato le spalle. Quindi una fede che si fonda sui miracoli è una fede fragile, è una fede passeggera, è una fede sospetta. Ricordando il gioco di parole che abbiamo usato, una fede fondata sui miracoli è una fede che da parte di Gesù non è degna di fede. Abbiamo ancora cinque insegnamenti importanti da sviluppare insieme. Una delle caratteristiche principali legate al miracolo che appare più volte nelle storie narrate nel libro degli Atti è il fatto che i miracoli da parte di Dio venissero compiuti unicamente nel nome di Gesù e per la gloria di Gesù. Cioè non troviamo nella storia della Chiesa primitiva alcun esempio di miracolo che sia stato compiuto sulla base di un'autorità diversa da quella di Gesù. Gli apostoli avevano sicuramente a volte anche la tentazione, come probabilmente noi tutti avremmo, di esaltare la loro capacità di operare miracoli, di utilizzare il dono di operare miracoli per esaltare la loro autorità.
ma anche di fronte a situazioni come quella di Corinto, in cui questo poteva giovare loro nella costituzione dei famosi partiti che si erano formati in seno a quella chiesa, non c'è mai da parte degli apostoli alcun riferimento ad autorità diverse che non quella del Signore Gesù per operare miracoli. E, seconda cosa importante, ogni miracolo veniva compiuto, veniva finalizzato alla gloria di Gesù e per attirare l'attenzione delle persone sulla persona del Signore Gesù. Era del tutto assente, quindi, nell'operare prodigi e miracoli da parte degli apostoli, era del tutto assente la presenza o la partecipazione di autorità umane, solo quella di Gesù. Ed era del tutto assente la prospettiva in qualche modo della gloria dell'uomo. Attraverso il miracolo si voleva rendere unicamente gloria a Gesù. Perché questo? C'è un collegamento importante che qui possiamo fare con la religione del miracolismo nella quale noi siamo immersi ai nostri giorni. Non soltanto il nome di Gesù e la gloria di Gesù venivano ricordate in modo unico perché Gesù è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo, ma venivano ricordate soprattutto per mettere in evidenza che Gesù era ancora vivente, che Gesù era risorto, che Gesù non era rimasto nella tomba, che Gesù era vivente che operava in mezzo a loro e che operava per mezzo di loro. Era l'unica persona morta ma risorta, tornata alla destra del Padre e in base a questo in grado di dare ai suoi discepoli l'autorità, la potenza, il dono di operare dei miracoli. Quindi nel momento in cui gli apostoli dicevano, non so, tanto per citare il primo miracolo compiuto da Pietro, dicevano allo zoppo, alzati e cammina, io te lo dico nel nome di Gesù, era questa una dichiarazione di fede nella resurrezione di Gesù. Un ebreo non si sarebbe mai sognato di invocare nei confronti di un altro ebreo l'autorità di una persona defunta, l'autorità di una persona morta. Quindi se la persona di Gesù veniva richiamata nel compiere i miracoli, non era soltanto in virtù della sua mediazione, ma anche come testimonianza della sua resurrezione. Quando gli apostoli dicevano nel nome di Gesù, per la gloria di Gesù, era come se dicessero Gesù è ancora con noi, perché Gesù non è morto in modo definitivo, Gesù è risuscitato. Ricordiamoci il segno del quale abbiamo parlato questa mattina. Non si sarebbero mai sognati di evocare l'autorità di una persona morta. Nella religione dei miracoli intorno a noi sono autorità di persone morte che vengono invocate. Il miracolismo della religione si fonde in modo stretto, è triste dirlo ma dobbiamo dirlo, si fonde in modo stretto con l'occultismo e con lo spiritismo. Chi invoca il nome di Padre Pio o di San Francesco o di Maria, chi invoca i nomi di minore o di maggiore importanza in quella graduatoria di santità che, stoltamente allontanandosi dagli insegnamenti della parola, la Chiesa Cattolica ha creato, fonde direttamente, unisce il miracolismo allo spiritismo e all'occultismo. Operare miracoli nel nome di una persona morta è qualcosa che è assolutamente inconcepibile nella logica della rivelazione. Il nome di Gesù è un nome che possiamo utilizzare e ricordare perché il Signore Gesù è l'unico vivente, il Signore Gesù è l'unico che ha vinto la morte. E invocare il nome di persone morte per ottenere miracoli o sognarle nelle proprie visioni o invocarle nelle proprie preghiere significa
cadere in relazioni con forze occulte, significa cadere nell'invocazione degli spiriti, nello spiritismo, e sono entrambe, come ben sappiamo, attitudini e azioni che la parola del Signore condanna. Noi abbiamo un Signore che è risorto, un Signore che è vivente, ed è solo nel suo nome ed è solo per la sua gloria che noi siamo chiamati ad operare, che noi siamo chiamati anche a fare riferimento per quanto riguarda la richiesta a Dio di miracoli. Un sesto insegnamento direttamente collegato a questo. Al capitolo 12 della prima lettera di Paolo ai Corinzi si parla in modo specifico del dono di miracoli. Possiamo leggere questo testo, almeno chi di voi non ha dimestichezza può poi ricordarlo e ritrovarlo a casa con comodità. Al capitolo 12 di Prima Corinzi, al versetto 7, leggiamo che a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Allora, qui si parla in modo esplicito di carismi di guarigione e di potenza di operare miracoli. Andiamo avanti. Alla fine del capitolo, sempre di questo capitolo 12, al versetto 28 Paolo scrive: Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Versetto 31. Voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. Ci sono due realtà che questi testi ci invitano a prendere in considerazione. Prima di tutto che fra i doni che il Signore ha dato alla sua Chiesa vi sono anche i doni di guarigione, il dono di operare miracoli. E se anche è vero, come abbiamo ricordato questa mattina, che si tratta di doni che il Signore ha utilizzato in modo più specifico e accentuato in particolari situazioni e momenti della storia della sua Chiesa, noi non dobbiamo cancellare questi testi dalla parola e giungere ad affermare che i doni di guarigioni, i doni di potenza, di operare miracoli, siano dei doni del tutto scomparsi oggi. Sarebbe da parte nostra un grave errore di impoverimento della realtà della Chiesa e della realtà dei doni che lo Spirito vuol dare alla sua Chiesa, se noi cancellassimo la possibilità che lo Spirito Santo ancora oggi alle nostre chiese locali desse la manifestazione di questi doni. Ma c'è in questo contesto una considerazione da fare, e cioè che l'evidenza di alcuni racconti, in particolare dell'esperienza legata alla vita dell'Apostolo Paolo, ci fa capire che i doni di operare miracoli fossero doni piuttosto temporanei, contingenti e mirati all'intervento di Dio in situazioni particolari.
Vi faccio un esempio classico. L'Apostolo Paolo compì diversi miracoli. Si racconta addirittura al capitolo 19 degli Atti che mentre si trovava ad Efeso le persone lo avvicinavano e nel semplice avvicinarsi e toccarlo erano immediatamente guarite nel nome di Gesù. Ma poi l'Apostolo Paolo non seppe guarire uno dei suoi compagni più cari nell'opera del Signore, Epafrodito, che era caduto ammalato, non lo seppe guarire. Evidentemente in quella situazione particolare il dono di operare miracoli non faceva più parte del bagaglio dei doni che lo Spirito gli aveva attribuito. E soprattutto sappiamo che quando l'Apostolo Paolo invocò il miracolo di guarigione per una malattia che lo aveva colpito nel suo corpo, probabilmente da quello che alcuni commentatori e studiosi dell'originale hanno pensato, si trattava di una malattia agli occhi, per tre volte ha invocato il miracolo di essere guarito e per tre volte il Signore gli ha risposto di no, gli ha risposto, come sappiamo dalla celebre frase, la mia grazia ti basta. Allora non dobbiamo escludere la possibilità di manifestazioni di doni di guarigione e di miracoli, ma dobbiamo anche considerare questi doni come mirati e necessari in situazioni particolari. Questa è la prima verità. C'è una seconda verità di fondamentale importanza, soprattutto nell'utilizzare un discernimento biblico davanti all'esplosione, alla diffusione dei movimenti carismatici, cattolici, protestanti, evangelici, delle più varie tendenze. E qual è la seconda verità di grande importanza? L'Apostolo Paolo fa una graduatoria di doni. C'è non tanto una graduatoria nella quale i doni vengano messi tutti nello stesso calderone, ma c'è un primo dono, c'è un secondo dono, c'è un terzo dono. E a questa graduatoria di ordine corrisponde una graduatoria di importanza, perché Paolo parla poi di doni maggiori. Desiderate ardentemente i carismi maggiori. Allora vuol dire che ci sono dei doni più importanti che noi dobbiamo desiderare, che noi dobbiamo chiedere al Signore, e ci sono dei doni accessori, dei doni di secondaria importanza. Che cosa accade? Che mentre l'Apostolo Paolo ci fa chiaramente capire che i doni maggiori, il primo, il secondo, il terzo, sono i doni legati alla predicazione, i doni legati alla testimonianza e all'annuncio della parola, e che gli altri doni vengono dopo, oggi nei movimenti cosiddetti carismatici questo valore, questa graduatoria di importanza viene capovolta. Venite con noi e sarete guariti, venite con noi e vedrete i miracoli, vedrete le potenze, vedrete i prodigi. E la parola viene messa nel dimenticatoio. Quello che conta è di poter vedere presunti spettacolari interventi di Dio che colpiscono l'immaginazione, che colpiscono gli occhi. L'ascolto della parola è delegato, rimesso in secondo ordine. Ciò che per il Signore è maggiore, per gli uomini oggi sta diventando minore. Ed è questo un criterio di discernimento che dobbiamo assolutamente imparare ad utilizzare. Laddove, in quegli ambienti nei quali la ricerca dei doni è una ricerca orientata soprattutto verso la manifestazione di doni visibili e non verso l'esercizio di doni che ci consentano di approfondire la nostra conoscenza della parola, l'ascolto della parola e la conoscenza di Dio, vuol dire che in questi ambienti non ci si sta muovendo più mossi dallo Spirito di Dio, perché laddove è lo Spirito di Dio che opera, i doni maggiori rimangono maggiori e i doni minori rimangono i minori.
e non c'è un capovolgimento di graduatoria, un capovolgimento di situazione. Ecco la cosa più importante, e vorrei anche darvi un'indicazione, una sorta di intuizione di carattere personale, che però non vorrei, e vi prego anzi di non considerare come una sorta di verità rivelata. Il nostro desiderio, secondo quello che lo Spirito ha dettato a Paolo, deve essere rivolto soprattutto ai doni maggiori. Questa è la mia convinzione e intuizione personale. Questo mi fa pensare che gli altri doni il Signore li manifesta senza che noi li desideriamo. Li manifesta in un modo legato alle necessità della sua rivelazione. Mi spiego meglio. La sua rivelazione va avanti soprattutto attraverso la parola. È attraverso la parola che Dio ci parla. È l'ascolto della parola che porta alla fede in Cristo. Gli altri doni Dio li riverserà, li manifesterà alla sua Chiesa in momenti di particolare necessità, in momenti di particolare bisogno, senza escludere il fatto che quando parliamo di doni di miracoli collegato soprattutto al problema e al desiderio di guarigioni, non dobbiamo dimenticare di ricordare quello che Giacomo scrive al capitolo 5 della sua lettera, laddove si parla dell'unzione dei malati, della pratica dell'unzione dei malati, che non è l'estrema unzione come la Chiesa Cattolica ha poi travisato nelle sue tradizioni dottrinali. Anzi, l'unzione di cui parla Giacomo è un'unzione non in vista della morte, quindi non è estrema, ma è un'unzione in vista della guarigione. Quindi non dobbiamo trascurare il fatto che c'è quest'altra indicazione importante che lo Spirito lascia attraverso la parola alla Chiesa, attraverso cui la guarigione dei figli e delle figlie di Dio può essere richiesta al Signore. Ma, lo ripeto, perché credo che questa sia la verità fondamentale, non facciamo diventare maggiore ciò che è minore e minore ciò che è maggiore. È la predicazione della parola, l'insegnamento della parola, l'esortazione e la consolazione attraverso la parola. Sono questi i doni di cui la Chiesa ha fondamentalmente bisogno e sono questi i doni attraverso e verso i quali noi dobbiamo esprimere il nostro desiderio. Gli altri doni il Signore li manifesterà come, quando e nelle circostanze in cui Egli ritiene necessario. Andiamo avanti. Settimo principio. Ci siamo posti stamani una domanda. Tutti i miracoli provengono da Dio? Punto interrogativo. Allora, vogliamo insieme leggere due testi, uno al capitolo 24 del Vangelo di Matteo ed uno poi nella seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Capitolo 24 di Matteo, versetti 23 e 24. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Allora, se leggiamo bene, scopriamo una verità che Gesù ci permette di conoscere. Anche falsi cristi e falsi profeti operano dei segni e operano dei miracoli. Nelle due lettere ai Tessalonicesi, come molti di voi sicuramente ricorderanno, troviamo alcuni testi profetici relativi al ritorno del Signore Gesù e ai tempi che lo caratterizzeranno, che sono pagine davvero importanti per aprire gli occhi sul futuro della nostra storia. Nel capitolo 2 della seconda lettera, in particolare, Paolo
annuncia la venuta dell'Anticristo, definito come l'empio o l'uomo del peccato. Al versetto 9 Paolo scrive: «La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati». Qualcuno di voi potrebbe dirmi: che interesse hanno per me, che vivo nel 1997, testi profetici che fanno riferimento a tempi e ad avvenimenti che non sappiamo quanto ancora futuri? Credo che sia opportuno ricordarci un'affermazione molto chiara che apre la nostra vista sulla realtà del mondo nel quale viviamo, che illumina la nostra vista. L'affermazione di Giovanni nella sua prima lettera, dove ricorda che lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo. Lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo, perché? Perché Satana, dopo aver inutilmente cercato di fermare Cristo, prima attraverso la tentazione, poi attraverso l'agonia del Getsemani, il desiderio di allontanare da sé la morte, poi attraverso l'angoscia intima di vedersi tradito da uno dei discepoli che aveva amato, dopo aver inutilmente cercato di fermare l'opera di Cristo, che cosa fa Satana? Ha cercato di scimmiottare Cristo, e di scimmiottare Cristo partendo molto spesso proprio dalla Chiesa, non soltanto dal mondo. E di questo scimmiottamento di Cristo, di questo spirito dell'Anticristo, noi vediamo i tristi prodotti intorno a noi, nelle religioni che si professano cristiane, ma sono dei falsi cristi, sono dei falsi profeti. Quindi i principi che noi troviamo espressi in queste parole di Gesù e in queste parole di Paolo che abbiamo letto, non dobbiamo pensare che siano applicabili ad un tempo che verrà, ma dobbiamo avere la convinzione che sono applicabili al nostro tempo. E le verità che emergono sono almeno tre. Proprio per rispondere alla domanda: tutti i miracoli provengono da Dio? La prima verità qual è? Anche i falsi profeti e i falsi cristi operano dei segni e operano dei miracoli. Satana ha trasportato Gesù sul pinnacolo più alto del Tempio e non aveva l'Alitalia a sua disposizione, neppure l'elicottero per fermarsi sopra. Vi siete mai chiesti come sia stato possibile che questo sia avvenuto? Evidentemente il Dio nella sua sovranità ha permesso che a Satana sia stato lasciato ancora il potere di operare miracoli. Quindi la prima verità che scopriamo è che dà già una risposta alla nostra domanda: non tutti i miracoli provengono da Dio. Ci sono miracoli che provengono da Satana, ci sono miracoli che provengono dai suoi messaggeri, che siano falsi cristi, falsi profeti o l'Anticristo in persona, questo non fa la differenza. La sostanza della verità che Cristo ci rivela è di sapere che ci sono prodigi, segni falsi che sono prodotti dal maligno. In Seconda Tessalonicesi c'è una specificazione di quello che Cristo aveva già detto, e cioè che i segni e i prodigi di Satana sono bugiardi. Che vuol dire questo? Quando leggete
una testimonianza su un giornale. Vi ho fatto riferimento questa mattina di una persona che è stata guarita, miracolata a Lourdes o miracolata a San Giovanni Rotondo o miracolata nel suo letto di malattia invocando e pregando questo o quel santo. Non possiamo dire che questa persona sta raccontando delle bugie. Se vi sono testimonianze da parte di medici, di scienziati che hanno analizzato il caso, che questa persona è guarita. Ma la falsità, la bugia sta tutto intorno al miracolo. Il miracolo può essere vero, il Signore Gesù non lo nega. I falsi cristi produrranno dei segni, i falsi cristi produrranno dei prodigi. L'Apostolo Paolo dice che l'azione efficace di Satana attraverso l'anticristo produrrà ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi. I segni in sé sono veri. Non possiamo metterci a discutere, a dire non è vero che quello è guarito, quello era un falso malato, quello faceva finta di star male oppure la sua guarigione è frutto di un'autosuggestione, come oggi gli psicologi si sforzano di dire. No, io non ho nessuna difficoltà, non mi sento assolutamente a disagio nel pensare che l'invocazione di santi possa aver prodotto dei prodigi, possa aver prodotto dei miracoli. Io credo che sia possibile, ma io so, perché è il Signore che me lo dice, è la parola che illumina la mia mente. Io so che se il miracolo non è stato compiuto nel nome di Gesù, per l'autorità di Gesù, non porta a glorificare Gesù, non è stato prodotto nella vita di una persona che è stata rinnovata, che è nata di nuovo, perché quello è il suo bisogno fondamentale ed è prima di tutto per quello che Dio vuole intervenire in suo favore. Se tutto questo non c'è, io so che il prodigio è vero, ma tutto ciò che ruota intorno al prodigio è falsità e menzogna. E questa è la distinzione che dobbiamo imparare ad operare, metterci a discutere se è vero o non è vero, se è illusione, se è suggestione, il miracolo, è una perdita di tempo. Quello su cui noi dobbiamo far riflettere le persone è sulle cause del miracolo, sul mezzo del miracolo e sui prodotti del miracolo. Non dobbiamo mai far dimenticare alle persone che Lazzaro è stato risuscitato, ma se andate oggi a Betania non esiste più neppure la sua casa. Lazzaro non lo ritroverete, Lazzaro è morto di nuovo. E se Dio vuole intervenire nella vita di una persona, il suo prodigio vero, come ricordano tanti esempi di miracoli del Signore Gesù, il suo prodigio vero è prima di tutto i tuoi peccati ti sono rimessi. Poi c'è l'intervento anche della guarigione nel corpo, ma se la guarigione non è legata al ravvedimento, alla nuova nascita, all'autorità di Gesù, non porta la gloria di Gesù, si tratta di un prodigio bugiardo. Il prodigio è vero, è bugiardo perché porta gli uomini lontani, li allontana dalla verità. È un uomo che invece che essere portato dalla parola, dall'ascolto della parola in ginocchio ai piedi della croce, viene portato in ginocchio alla tomba di Padre Pio. È un uomo la cui mente è stata accecata dalla menzogna. Ma l'Apostolo Paolo ci permette di conoscere una terza verità importante. Oggi possiamo rimanere sorpresi nel vedere come il nostro tempo sia un tempo di sempre maggior diffusione di miracoli. Miracoli di qua, miracoli di là, miracoli nel mondo protestante, miracoli nel mondo cattolico. Vi è questa che possiamo chiamare la religione del miracolismo che ormai si fa sempre più strada. Vi siete chiesti perché sempre più miracoli? Allora rileggiamo quello che Paolo scrive e prendiamone atto, lo dico prima di tutto per me, non con spirito di giudizio nei confronti degli altri, ma con uno spirito di profonda responsabilità che come cristiani abbiamo
per rispondere ai bisogni degli altri. Paolo scrive che coloro che periscono non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Vi confesso che mi viene la pelle d'oca pensare che tutta questa esplosione di miracoli non è altro che un segno del giudizio che Dio sta mandando sugli uomini che non vogliono aprire il loro cuore all'amore della verità per essere salvati e che perciò diventano vittime di una potenza di errore che Dio non soltanto permette, ma che Dio manda perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Il miracolismo al quale noi stiamo assistendo ci porta ad assistere a un giudizio di Dio che è già in atto sull'uomo che volontariamente non apre il suo cuore all'amore della verità per essere salvato e che non gliene importa niente della salvezza, dell'aldilà, della vita eterna. L'importante è campare bene al di qua, quindi l'importante è guarire al di qua, l'importante è avere potenza al di qua, l'importante è avere prodigi al di qua. E allora a quest'uomo che ama così la menzogna, Dio manda potenza di errore perché quest'uomo sia sempre più affondato nella menzogna. Allora quando passate davanti, e so che a voi capita spesso, davanti al santuario dove è sepolto Padre Pio, o quando passate davanti ad altri luoghi ritenuti miracolosi, non guardate col tono compiaciuto di chi dice: ah, io non sono più vittima di quelle sciocchezze perché il Signore mi ha illuminato. Pensate piuttosto con tristezza al giudizio di Dio che si sta compiendo sugli uomini che a causa del loro amore per la menzogna sono sempre più affondati da Dio nella menzogna e nell'errore. È la stessa cosa della quale dal punto di vista del comportamento morale Paolo aveva parlato scrivendo ai Romani, quando dice che il Dio ha abbandonato gli uomini alle passioni più turpi e più infami. Gli uomini ne hanno volute provare tante, che Dio ha detto: ebbene, provatele tutte e vedete fino a quali abissi vi condurrà il peccato. Quello era un giudizio sul comportamento morale. Qui è un giudizio che ha a che fare sulla relazione con la verità. Non vuoi ascoltare la verità, non vuoi invocare soltanto il nome del vivente, vuoi invocare il nome di santi, di Maria, di persone che sono morte, ed allora affonda nella potenza dell'errore, conosci fino in fondo l'abisso della menzogna. Anche il nemico compie dei miracoli, ma sono prodigi bugiardi perché portano l'uomo sempre più lontano dalla verità e sono prodigi che oggi più che mai sono un segno del giudizio di Dio che manda una potenza di errore perché credano alla menzogna tutti coloro che si sono rifiutati di aprire il loro cuore all'amore per la verità. Ora, una piccola raccomandazione tra parentesi: non andate a San Giovanni Rotondo e mettetevi a dire alle persone che entrano: qui ci sono falsi cristi, falsi profeti. Noi conosciamo questa verità, ma c'è modo e modo per proporre agli altri questa verità. Non possiamo offendere il sentimento di persone che pur sappiamo essere affondate nel loro errore. Non dobbiamo giudicare con loro l'errore nel quale si sono affondate con le loro stesse scelte, con le loro convinzioni. A noi il Signore riserva un unico compito, qual è? Quello di annunciare la parola, perché il loro cuore, semmai sia possibile,
si è aperto all'amore per la verità. Non esprimiamo uno spirito di giudizio, abbiamo visto che Dio sta già compiendo il suo giudizio. Esprimiamo piuttosto uno spirito di amore e di testimonianza della verità. Veniamo a altri due punti conclusivi. Li ho lasciati per ultimi non perché avessero minore importanza o avessero più importanza e quindi fosse necessario che ve li ricordaste meglio, ma li ho lasciati per ultimi perché sono quelli che personalmente più mi commuovono e alimentano la mia fede, pensando proprio alla bellezza e alla ricchezza della rivelazione di Dio. La fede cristiana su cosa è basata? L'Apostolo Paolo lo ricorda molto bene quando parla, scrivendo nella prima lettera ai Corinzi, della prima testimonianza che si era recato a rendere a Corinto. I giudei chiedono miracoli, i greci cercano la sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso. La fede cristiana non è una fede che si fonda sul miracolo, lo abbiamo già visto questa mattina, ma si fonda sull'annuncio della partecipazione di Dio al dolore degli uomini. Dio ha mandato il suo figliuolo non per compiere una passeggiata sulla terra. Dio ha mandato il suo figliuolo per fare che cosa? Per essere crocifisso. E Gesù è l'unico uomo che è nato per morire. Voi siete nati col desiderio di morire? No, brava. La risposta più saggia mi è arrivata subito dalla prima fila. La saggezza a volte è più pronta nella mente dei bambini che in quella dei grandi. Io non sono nato col desiderio di morire. Gesù è nato sapendo che doveva morire. Quando ha accettato, io vengo Padre per fare la tua volontà, tu mi hai preparato un corpo. Quando ha accettato questo corpo, sapeva che questo corpo era destinato alla croce. Questo corpo era destinato ad essere immolato sulla croce. Sapeva anche che questo corpo sarebbe risuscitato, ma era l'infamia della croce quella che ha costituito la sofferenza quotidiana durante la sua vita terrena per il Signore Gesù. Gesù è venuto per morire. La fede cristiana non si fonda sul miracolo, ma si fonda sulla croce. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Signore ci ricorda una verità fondamentale, che è molto più facile accettare una guarigione che accettare una sofferenza che continua. E il vero miracolo che Dio può produrre nella vita delle persone non è sempre come noi auspicheremmo e vorremmo, spesso con fini egoistici, il miracolo della guarigione, ma può essere anche il miracolo dell'accettazione quotidiana della sofferenza, il miracolo dell'accettazione di una volontà di Dio che scopriamo non corrispondere con la nostra volontà. C'è un testo nella lettera agli Ebrei che vorrei sottoporre alla vostra riflessione. Al capitolo 5 della lettera agli Ebrei, al versetto 7, leggiamo queste parole: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Forse l'immagine di un Gesù che grida, di un Gesù che piange, di un Gesù che offre preghiere e suppliche è un'immagine che ci è sfuggita leggendo gli Evangeli.
Oppure è un'immagine che, riferendoci agli Evangeli, noi collochiamo soltanto nell'agonia del Getsemani, quando Gesù ha gridato: Padre, se è possibile, passi oltre a me questo calice. Ma la sostanza di questa rivelazione, della rivelazione di questo testo, è che Gesù stesso ha chiesto al Padre il miracolo di essere salvato. Gesù stesso ha offerto preghiere, suppliche, le suppliche accompagnate da alte grida, da lacrime, le ha offerte a colui che poteva salvarlo dalla morte. Questo forse lo sapevamo già in parte. Quello che ci è difficile comprendere è quello che l'autore della lettera agli Ebrei scrive dopo. Mi volete rileggere ad alta voce le parole che vengono dopo? Ed è stato esaudito. Che vuol dire quando una preghiera viene esaudita? Che se io chiedo qualcosa, il Signore me la dà. Questo è l'esaudimento. Cosa aveva chiesto Gesù? Di essere salvato dalla morte. E qui c'è scritto che è stato esaudito. È stato esaudito, sì o no? Se noi dovessimo ragionare sulla base degli avvenimenti e della successione degli avvenimenti della vita di Gesù come noi li conosciamo, sicuramente saremmo portati a dire: qui ci troviamo davanti a una evidente contraddizione, a un errore della parola di Dio, perché Gesù non è stato salvato dalla morte. Gesù ha conosciuto fino in fondo l'amarezza della morte, ha bevuto fino in fondo il calice che aveva chiesto al Padre di evitare, il calice di fronte al quale aveva chiesto al Padre la possibilità di passare oltre. È come se Gesù avesse chiesto: ma è proprio questo il modo che tu hai stabilito per poter salvare gli uomini, non c'è un altro mezzo, devo proprio morire. E con preghiere e suppliche aveva chiesto di essere salvato dalla morte, ed è stato esaudito. In quale modo è stato esaudito? Ecco il miracolo che Dio ha prodotto nella vita del suo figlio. Il miracolo non è avvenuto nel fatto che il Padre abbia detto: va bene figlio, io ti risparmio la croce. Il miracolo è avvenuto nel figlio, quando ha detto: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. A volte i miracoli di Dio si manifestano in un modo completamente diverso dal nostro concetto del miracolo. La fede cristiana, ve lo ripeto, non si fonda sullo stupore, sulla meraviglia del miracolo, ma si fonda sulla partecipazione di Dio alla sofferenza, al dolore, al peccato degli uomini. E come il figlio di Dio fu esaudito nel gustare fino in fondo la bellezza e la serenità di compiere la volontà del Padre, pur se questa volontà aveva per obiettivo la morte, aveva per obiettivo la croce, nello stesso modo nella vita dei suoi figli spesso il vero miracolo non è quello di essere liberati dalla morte, da una morte che comunque, se il Signore non tornerà prima, saremmo costretti in ogni modo a conoscere, ma il vero miracolo è quello di ricevere dal Padre la forza per dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Il vero miracolo consiste nella disponibilità ad accettare quello che il Padre vuole. E qui possiamo collegarci direttamente all'ultimo punto, all'ultimo insegnamento importante. Al capitolo 8 del Vangelo di Matteo ci viene raccontato il primo dei miracoli che Gesù ha compiuto, almeno nella successione cronologica degli avvenimenti della sua vita narrata da Matteo. Subito dopo il discorso sulla montagna, Matteo ci riferisce che Gesù scese dal monte e una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso avvicinatosi,
gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tesa la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Signore, se vuoi, tu puoi. Allora, una piccola, brevissima lezione di lingua italiana. Qui ci troviamo davanti a una preposizione ipotetica in cui è affermata un'ipotesi. Qual è l'ipotesi? Se vuoi. E poi c'è il periodo principale in cui è utilizzata un'affermazione, una certezza. Qual è? Tu puoi. Allora, un'ipotesi e una certezza. Un'ipotesi e una certezza. Il lebbroso che cosa fa? Chiede il miracolo. E chiedendo il miracolo esprime una certezza. Tu puoi. Ma chiedendo il miracolo esprime anche un'ipotesi. Se vuoi. Che vuol dire? Che lezione possiamo raccogliere dal comportamento e dalla frase di questo povero uomo che sicuramente desiderava con tutto il suo cuore di essere liberato da questa terribile piaga che per di più lo estraniava dalle relazioni sociali, oltre che a farlo soffrire fisicamente. La verità che apprendiamo dall'esempio di quest'uomo è sostanzialmente questa. Quando chiediamo a Dio un miracolo, non dobbiamo cercare di conoscere la sua potenza. La sua potenza noi dobbiamo crederla, dobbiamo accettarla sempre e comunque. Quello che dobbiamo cercare con la richiesta del miracolo è la conoscenza di che cosa? La conoscenza della sua volontà. Questa è la distinzione importante fra il miracolo che il Signore opera e che è biblicamente legittimato e i miracoli che vediamo intorno a noi prodursi nella falsa religione degli uomini. Quando io chiedo al Signore, non devo farlo nei termini egoistici di chi desidera tutto, subito e sempre e comunque. Io so che la mia volontà è a confronto con una volontà che non mi è pari, ma con una volontà che mi è superiore, con una volontà alla quale io come figlio sono chiamato a sottomettermi. Abbiamo letto che Gesù imparò l'ubbidienza, la sottomissione dalle cose che soffrì. Io so, anche quando chiedo il miracolo, che mi trovo a confronto con la signoria, con la sovranità di Dio. Quindi non è la sua potenza che io devo conoscere. Non devo chiedere il miracolo con la logica umana del se ci sei batti un colpo, se è vero che mi ami fatti vedere, se è vero che sei potente dimostralo. L'amore di Dio non devo mai metterlo in dubbio. Ricordavo alcune sere fa nello studio che stiamo sviluppando ad Anghiari sulle preghiere della Bibbia che gli esempi di preghiera che più mi colpiscono sono quelli di uomini di Dio che prima di chiedere a Dio, pur avendo un bisogno urgente e impellente, prima di tutto si ricordano di lodare e di ringraziare Dio. Noi non abbiamo bisogno di avere prove dell'amore di Dio. C'è qualcuno di voi che ha bisogno di avere prove? Vuol dire che non avete conosciuto Cristo. Vuol dire che non avete mai sentito parlare di Cristo. Vuol dire che non avete mai letto le pagine nelle quali l'amore del Padre che ci ha fatto dono totale del suo Figlio viene raccontato e viene descritto. Noi non abbiamo bisogno di prove né dell'amore che ci è stato rivelato in modo perfetto alla croce, né della potenza che ci è stata rivelata in modo perfetto alla resurrezione. Quando cerchiamo il miracolo, noi abbiamo solo bisogno di conoscere la volontà del Padre. Noi abbiamo solo bisogno di dire se vuoi.
se la volontà del Padre si rivela, come stavo dicendo, più a volte può rivelarsi diversa dalla nostra, che cosa dobbiamo fare? Pensare che abbiamo avuto poca fede ed allora abbatterci, conoscere momenti di depressione, momenti di crisi? Che cosa dobbiamo fare? Mettere in dubbio l'amore di un padre che non ha risparmiato il suo proprio figlio, di un padre che ci ha riservato un futuro di gloria? Dobbiamo forse mettere in dubbio la potenza di un padre che ci ha riservato la partecipazione alla resurrezione del suo figlio, di un padre che ha preparato per noi un corpo conforme a quello della gloria del suo figlio? Dobbiamo fare tutto questo, oppure dobbiamo riconoscere che la volontà di Dio ha motivazioni che noi talvolta non sappiamo capire, che noi talvolta non sappiamo discernere fino in fondo, ma che vogliamo come figli accettare? Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E pur avendo implorato preghiere, suppliche, alte grida, lacrime di essere liberato dalla morte, pur avendo implorato colui che poteva salvarlo dalla morte, è stato esaudito, perché ha ricevuto dal Padre nella sua piena integrezza la forza di accettare la sua volontà. Ecco, vorrei proprio lasciare sul vostro cuore, a conclusione di questo lungo studio e di questa giornata, il pensiero che ci porta a riferirci direttamente alla persona di Cristo. Cristo ha partecipato alle nostre sofferenze, Cristo ha implorato per sé il miracolo, Cristo non ha conosciuto il miracolo della liberazione dalla croce, perché era proprio per morire sulla croce che era venuto nel mondo, ma ha conosciuto il miracolo della piena accettazione della volontà del Padre e della piena sottomissione come figlio. Ed è questo soprattutto il miracolo che io sono chiamato, che noi siamo chiamati a ricercare per la nostra vita. Come ben sapete, so molto bene che le risposte del Signore spesso non corrispondono alla nostra volontà. Le risposte del Signore non coincidono con i nostri desideri, ma il Signore esaudisce comunque, perché ci insegna, attraverso le cose che soffriamo, a conoscere il vero miracolo, che è il miracolo dell'ubbidienza, il miracolo dell'accettare una volontà che non sempre riusciamo a capire, una volontà che molte volte nelle circostanze della nostra vita senza la sua forza sarebbe altrimenti inaccettabile. Allora ricordiamoci che ogni volta in cui ci sentiamo nella disposizione di chiedere un miracolo per noi o un miracolo per fratelli, persone, congiunti che ci sono cari, ricordiamoci che questa ricerca non deve partire dal presupposto di voler conoscere l'amore e la potenza di Dio, perché altrimenti vorrebbe dire che ci siamo dimenticati della croce e ci siamo dimenticati della resurrezione. Ricordiamoci che la nostra ricerca del miracolo deve servire soprattutto a farci capire qual è la volontà di Dio, avendo la piena fiducia che la sua potenza e il suo amore si manifesteranno in modo tale da donarci ora e sempre la forza per dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta.